È vero che in terapia breve spesso si danno dei compiti a casa? Sebbene non per forza venga fatto in tutte le terapie, in terapia breve spesso si danno dei compiti a casa. Questi vengono chiamati compiti, homeworks, prescrizioni, esercizi. Perché questo? Da un lato il fatto che tu il problema non ce l'hai dentro il mio studio, ma lì fuori, nella vita all'esterno, nella tua vita quotidiana di tutti i giorni. Quindi io ti devo dare qualche cosa che ti permetta di affrontare il problema e non avere il problema proprio lì. Dall'altro il fatto che se tu vedi, poniamo il terapeuta una volta alla settimana, passerai al massimo un'ora con lui. Tutte le altre 167 ore, che fai? Questo significa che è augurabile che tra una seduta e l'altra ti vengano date delle cose da fare, in modo che tu possa, come detto prima, sperimentarti lì fuori in tutte le altre ore che ti rimangono tra una seduta e l'altra. In terzo luogo, come ho detto in altri video, la terapia breve è molto empirica, molto esperienziale. Tu devi fare delle esperienze vere e concrete per poter cambiare. Non possiamo rimanere semplicemente qui nella testa. Dobbiamo andare ad agire e metterci in gioco. Tutti gli studi in terapia breve, e non solo in quella, hanno dimostrato che per ridurre la durata di una terapia, dare dei compiti è fondamentale. Quindi nel momento in cui vai a fare la terapia breve, sappi che ti verranno dati degli esercizi semplici, niente di minaccioso, antieconomico, immorale, peccaminoso, compiti che ti aiuteranno a stare meglio nel più breve tempo possibile. Ciao e al prossimo video! Questi vengono chiamati compiti, homeworks, prescrizioni, esercizi, compiti.